Caro, carissimo YouTube, possibile che tante persone non si interessino del proprio canale? Sembra strano, ma a volte ti considerano solo un hobby inutile. Ma perché? Perché mettere tanto impegno su qualcosa che poi alla fine nemmeno si realizza? Però è così, molte persone non curano i propri iscritti, il proprio canale, non ne frega niente. Loro devono cambiare però, secondo il mio modo di vedere. Devono crescere, devono capire quanto sia bello fare qualcosa per gli altri. Fare video. Cambiare per migliorarsi. È questo, secondo me, il vero comandamento. Perché solo così si va sempre in alto. Fino ad arrivare in alto, in altissimo. Fino a riuscire a vedere Scacco. Sì, Scacco. Firmato Scacco Matto. Ragazzi, e benvenuti a questo nuovo video. Oggi, come al solito, a parte gli occhiali, che appunto non volevo iniziare con gli occhiali, comunque sia, io oggi vi parlerò di qualcosa. Il pensiero in pillola, appunto, è questo. Come al solito, siamo su Black Ops 2. Voi mi vedrete da lì, ma mi sentirete da qui. Spero che questa cosa si possa aggiustare, ma ne vedrete delle belle verso il mese di maggio, sicuramente. Oggi parliamo un po', anche se ne ho parlato, diciamo, non esplicitamente in altri video, come ad esempio il video quello su come fare video di qualità, o insomma in altri video, se vi vedete un po' di pensieri in pillole dovreste rendervene conto. Oggi parliamo del degrado e di ciò che invece a me piacerebbe vedere nei vostri canali. Io intendo vostri, intendo sia delle persone che in questo momento stanno guardando questo video, sia delle persone che comunque si iscrivono al mio canale, quindi immagino guardino anche questo video. E che io infatti vi volevo dire prima di iniziare che quando qualcuno si iscrive al mio canale mi arriva un'email. Di solito, visto che non è che abbia sta marasma di iscritti al secondo, mi metto a guardare anche i vostri canali ogni tanto, non sempre naturalmente, però ogni tanto dico: oh, questo nome mi piace, e mi metto a guardare i canali spesso. Appunto, come introduzione, anche se avete visto la piccola intro, spesso noto davvero situazioni molto molto brutte. Io non capisco com'è che non riusciate a tenere il vostro canale, cioè a tenere in due sensi. Tenere su, nel senso tenere un canale significa averlo, eccetera, ma anche tenerci come una persona con cui si ha un affetto, perché comunque è vero che voi lo potrete vedere forse in un modo diverso da come lo vedo io. Io lo vedo come non solo un cestino in cui buttare la carta o una cartellina dove mettere i propri lavori, ma io lo vedo più come, oltre una passione, cioè proprio una cosa che mi dà visibilità. Io voglio che questa visibilità sia positiva. Perché? Perché so che più avanti magari potrò diventare famoso. Ecco, questo è appunto l'obiettivo che in generale uno ha quando parte su YouTube, che almeno dovrebbe rimanere. Poi certo, ognuno, ripeto, ha una concezione diversa di cosa è YouTube, ma per me è questo. Ecco, partendo da questo presupposto, che appunto per me YouTube è questo, mi rendo conto che i vostri canali, o almeno gran parte di essi, sono davvero degradati. Ma io non intendo offendervi o criticarvi, perché prendo esempio come voi perché sono le persone che guardo solitamente. Però se ad esempio prendo un canale a caso con il mio stesso numero di iscritti, vi assicuro che non ha almeno il 90%, non per vantarmi, ma non ha lo stesso interesse che ho io. Nel senso che i video magari non sono ben curati, l'audio fa schifo, la grafica fa schifo, insomma c'è un disinteresse generale. E quindi appunto non capisco come le persone non possono interessarsi ai propri iscritti e ai propri video soprattutto. Perché ripeto, presentare un video bello è un video che magari avrete voglia di rivedere. Comunque tenere agli iscritti, cioè a persone che in un modo o nell'altro hanno cliccato sul tasto iscriviti, che può sembrare un'azione così da quattro soldi, ma voi pensate che non tanto il numero degli iscritti, tipo 1, 2, 3, 10, però voi anche pensate che su 10 iscritti sono 10 persone che comunque quel tasto l'hanno premuto. Può essere anche tua nonna divisa 10 volte, però sono comunque 10 persone che hanno avuto la volontà, la facoltà di premere quel tasto. E quindi secondo me è importante valorizzare i propri video, cioè creare dei video che sicuramente vi piaceranno. Proprio per questo, leggendo un attimo la scaletta che naturalmente mi faccio, i video secondo me, e anzi voglio citare uno youtuber, Zeb89, che naturalmente conoscerete,
devono piacervi. Proprio questo youtuber, si fa per dire youtuber perché in realtà è molto di più di uno youtuber, ha detto questa frase che mi è rimasta impressa: i tuoi video devono piacerti. Questo non è che, non è detto sia sempre così. Vi assicuro che molte volte, soprattutto negli ultimi tempi, andando a creare un video, l'ho visto, me lo sono riguardato, me lo riguardo oltre che in fase di editing, di solito alla fine o quando viene caricato sul canale o comunque appena è finita tutta la fase di editing, eccetera. Me lo sono guardato e ho visto che non mi piaceva, era un video che non mi rappresentava, era un video che comunque non mi sarebbe piaciuto avere sul mio canale. Quindi anche dopo 2-3 ore di duro lavoro tra registrazione e tutto, ho preso e l'ho cancellato perché, come diceva il caro Zeb, se te devi fare un video lo devi fare perché ti deve piacere, non lo devi fare perché lo devi fare. Questa è la cosa importante, che se te fai un video al mese vuol dire che non hai interesse, ma se anche se fai magari un video alla settimana invece di 4 e lo fai bene, significa che hai più interesse a fare video che piacciono in primo luogo a te. Perché, solito concetto, se a te ti piace fare una cosa, la fai. Non deve importartene di quello che pensano gli altri. Certo, purché sia una cosa positiva, nel senso che se a me piace rubare, certo io non è che non mi piaccia rubare, però so che non si fa e non lo faccio. Ma se io devo caricare un video che non mi piace, per dire, ritornando all'esempio di prima, Zeb89, se voi lo sapete, faceva video critiche, diciamo, pesanti sui giochi. Ecco, a lui il personaggio che si era inventato, ovvero il Zeb89 appunto, non gli piaceva perché non lo rappresentava. E quindi cosa ha fatto? Ha smesso perché si è trovato come schiavizzato da se stesso e ha deciso: no, basta, non voglio più fare video del genere. E quindi ha iniziato a fare video che gli piacessero realmente, che quindi lo rappresentassero. E allora, oltre ad aver appunto messo in evidenza questo aspetto, quindi creare contenuti che vi piacciono, avevo usato pochi secondi fa, anzi minuti fa, un aggettivo, ovvero rivedere. Voi rivedreste il vostro filmato, il vostro contenuto, diciamo, tra qualche anno? Probabilmente no, perché anche io, pensando, che ne so, tra 20 anni, di sicuro non mi metto a rivedere il mio video, figurati ora che siamo. Però voi dovete pensare, se non tra 10 anni o 20, tra 2 settimane, 1 mese, 4 mesi, 10 mesi. Se a voi questo pensiero vi può turbare, che turba anche me, certo vuol dire che comunque siete normali. Se invece questo pensiero non vi turba, significa che probabilmente non avete così grosso interesse ai vostri contenuti. Perché se io penso che il mio video tra 2 giorni sia bello come lo è ora, allora significa che ho interesse. Ma se io penso che il mio video anche tra 10 anni sarà bello come ora, significa non solo che non siete normali, ma soprattutto che non avete voglia di migliorarvi. Perché se io magari questo video lo vedrò 10 anni, tra 10 anni dirò: ah sì, bel video, però naturalmente adesso sono passi avanti, anni luce avanti. E questo è un ragionamento proprio mentale che andrebbe fatto, ma non mi voglio dilungare troppo su queste robe tutte strane, perché anche a parte che il gameplay è molto lungo, quindi non credo che lo finirò, è una partita su zombie, ma questo non c'entra nulla. Allora, quindi passiamo all'ultimo punto, è già ho finito, ma sono già 7 minuti e 30 che sto parlando. E quindi l'ultimo punto, il più fondamentale, non si dice, il fondamentale, proprio alle fondamenta della casa, è mettere in primo piano YouTube. Questo che significa? Non prenderlo, almeno per il mio modo di pensare, come una semplice passione, ma prenderlo più come, sì, una passione, perché non deve diventare un lavoro, almeno se uno non è famoso, ma prenderlo qualcosa di più, cioè non una cosa così: ah sì, se ho voglia la faccio, se non ho voglia non la faccio. Ma prendere questa cosa come dire: la faccio perché ho voglia di farla, ma mi devo anche impegnare per farla, non fregandomene altamente se metto un video un giorno, se uno non lo metto. Questo è il mio modo di pensare. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. A me, prendere YouTube così di punta, cioè dire sì, dai, facciamo un video, facciamolo bene, mi piace moltissimo. E a voi? Ditemelo nei commenti. E ricordatevi, miglioratevi, perché migliorando andrete sempre più avanti.